Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa. Doveva succedere. All'età di 41 anni, dopo 17.000 punti e 10.000 assist, deve abbandonare l'NBA Steve Nash. Steve Nash non è stato un giocatore, è stato una icona di resistenza umana. Praticamente il grande Lebowski applicato alla pallacanestro più competitiva del pianeta. Io me lo ricordo Steve Nash anche molto bene quando era al college, ma prima di parlarvi di com'era al college vorrei dirvi com'è cresciuto. Steve Nash è figlio di inglesi e di un calciatore modesto professionista che giocava in Sudafrica perché lì gli davano qualche rand e quindi andò a giocare lì. Quindi lui cresce in quel Sudafrica, quello degli anni 80 praticamente, e dopo 7-8 anni di vita lì suo padre dice: io non credo che sia confacente a mio figlio e ai suoi fratelli crescere in un clima di questo genere, dove l'apartheid è diventata insostenibile. Prende e lo sposta in un altro luogo dell'ex Commonwealth, ovvero sia nella città probabilmente più vivibile del pianeta in questo momento, Vancouver, British Columbia, Canada. Il bimbo è un inglese per tradizioni, si veste come uno scappato di casa e per certi versi lo è, nel senso che non è mai a casa, se non altro però ha un clima familiare eccezionale. Non c'è uno sport che non pratica. Essendo un canadese, almeno a livello adottivo, ed è diventato cittadino canadese, gioca a hockey molto bene, gioca lacrosse, che è uno sport indiano che non volete neanche che vi spieghi, però si gioca con una specie di retino per farfalle con la palla dentro ed è uno sport violentissimo. Poi a che cosa gioca? Gioca a calcio, perché in realtà lui vorrebbe giocare al calcio. Fate conto che sia una mezzala destra che potrebbe giocare professionista in un medio campionato europeo. Poi che cos'è che fa? Curling, perché comunque ai canadesi piace tirare quella palla là sul ghiaccio. Ah sì, gioca a basket, ecco cosa faceva. In effetti l'aveva fatto così così, non era il suo primo sport, ma non gli veniva neanche male, era lucido, molto lucido, con una bella visione di gioco, delle mani grandi, ma se lo vedete entrare in casa vostra in questo momento direste: ma perché questo è stato un giocatore NBA? No, un momento, non solo è stato un giocatore dell'NBA, è stato due volte il miglior giocatore dell'NBA, MVP, sarà 1,80, di pesi nella sua vita ne ha fatti sempre pochi, ha sempre giocato con l'impressione di divertirsi, e questo è certo, ma lo ha fatto con una creatività, la sua, costantemente al potere. Appena gli hanno dato una squadra che lo rappresentasse, cioè i Phoenix Suns di Mike D'Antoni, dove si doveva tirare in meno di 7 secondi, ed è stato editato anche un libro, 7 Seconds or Less, per parlare di una squadra che ha rivoluzionato completamente il gioco, e gli hanno detto: senti, facciamo come dici tu, le tue visioni, la tua creatività, tutto quello che ti passa per la testa. Se è un grande playmaker, ed è un grande playmaker, il gioco esplode. È stata la squadra più divertente da vedere degli ultimi 20 anni dell'NBA, era destinata a non vincere niente, anche se poi sono andati nella finale della loro conference, la Western Conference. Ma lui lì si è guadagnato la simpatia di tutti i normoline del mondo, perché se lui era il miglior giocatore dell'NBA, e sinceramente lo prendereste per uno che potrebbe essere un amico di vostro cugino che non ha mai giocato, e non cambiereste opinione anche dopo averlo visto tirare un paio di volte, invece sì, sono stati due tiri fortunati. No, ha spiegato. Vi è piaciuto l'MVP di quest'anno, Stephen Curry, che è uno di quelli che, come diceva Bertolt Brecht, per improvvisare bisogna conoscere molto bene la materia. Ecco, lui conosce molto bene la materia del basket e può permettersi di improvvisare. Rispetto a Steve Nash, ha una levità incredibile. Tra l'altro è un figlio d'arte, ma non calcistica. Suo padre è stato un grande tiratore NBA. Quando è stato votato MVP della stagione, l'ultima, lui ha detto: io mi sono ispirato a Steve e quando lo vedete giocare non avete dubbi.